Ragazzi, buongiorno. Allora, oggi vi porto a vedere una salita sul Genovese davvero strepitosa. Dal primo pezzo lo conoscete già, l'avete sentito nominare mille volte perché è il Turchino, che poi si trasforma in Faiallo. Cioè, da Genova possiamo chiamarla tranquillamente salita del Faiallo. Sono più o meno 18-20 km di salita, ma strepitosa. Si parte da Genova, si fa appunto il Turchino, che è la strada che viene fatta dalla Milano-Sanremo al contrario. Dalla galleria sullo scollino da Punto del Turchino si gira a sinistra e si prende l'ultimo pezzo che è il Faial. Andiamo. Qui siamo proprio a Mele, dove parte il segmento. Qua parte il segmento del Faial. Ok ragazzi, allora questo è lo scollino del Turchino, qui c'è la galleria e sono circa 10 km dal paesino di Mele sotto, dall'attacco della salita quella, ma è una salita pedalabilissima. Di qua invece si prosegue appunto per il Faiallo. Turchino è un'autostrada super super pedalabile. Il giro di oggi io ve lo consiglio comunque al contrario, a meno che voi non dobbiate venire come ho fatto io qua a far questa per prendere su My Call la maglietta. A parte quello, molto bello fatto al contrario, perché noi faremo poi una discesa che è molto meglio farla in salita. Faiallo. Dopo circa 14 km dal paese cambia proprio il paesaggio, diventa molto più spianato, senza alberi. Ragazzi, mancano 4 km allo scollino e questa salita qua al Faiallo è fantastica secondo me per chi vuole iniziare a approcciare salite oltre i classici 12 km, che è la lunghezza diciamo un po' base di tutte le salite. Qui partendo da 0 metri sul livello del mare si fanno 21 km e 7 di salita pedalabile, quindi non mortale, che vi potranno appunto aiutare nel comprendere com'è andare oltre i 12 km di salita. Salite da 20 km iniziano ad essere interessanti. E l'unica cosa è che se poi andrete a fare lo stelvio, là mancherà l'aria perché lo stelvio si arriva sui 3000 e quindi là il gioco dell'altitudine fa veramente la differenza. Però il Faiallo per chi è vicino a Genova, secondo me è stupenda come salita, davvero. Quasi in cima, paesaggio lunare. Appena scollinato l'arrivo, oltretutto è appena in discesa, perché non è proprio sullo scollino che è questo qua. Ho dovuto fare qualche metro in giù. C'è il cartello e il segmento finisce lì. Comunque lo scollino reale è questo. Adesso si torna giù, mantellina. Siccome voglio tutto tranne che farmi male, mi fermo per metterla, che non è quel decimo di secondo che ci metto in più per fermarmi e darci una pigna nel nulla da solo per mettere la mantellina, è proprio da imbecilli. Quindi ho perso 10 secondi, però ne ho guadagnato in salute, dai. Madonna, in discesa bellissimo, giri una curva, vedi tutto il porto di Genova dall'altissimo, figata totale. Ok, siamo di nuovo sul Turchino e stavolta giriamo a destra. C'è la galleria. Passo del Turchino 532 metri.
Allora, appena superata la galleria, ecco qua uno senza luce, talmente sveglio che non c'era nemmeno dietro la luce. Questa galleria qua, ragazzi, è buia completa. Destra, giù. L'ho fatta con la neve, questa qua a salire, e come vi dicevo prima, questo giro qui andrebbe fatto al contrario perché la salita delle giunte è stupenda, mentre il Turchino è un'autostrada. Appena usciti dalla galleria c'è una risalita che centinaio di metri veramente impestati, eh. Cavoli, io qua me la ricorro con la neve. Dovrei avere anche, cioè, dovrei averlo il video. Forse non l'ho fatto il video. Acqua Santa, ragazzi, anello chiuso. Siamo dove eravamo prima in partenza. Siamo di nuovo a Mele. Quindi giro finito, come vi dicevo, ve lo consiglio di farlo al contrario di come l'ho fatto io, perché appunto la salita delle giunte è molto molto bella. Ragazzi, dal passo del Turchino più Faiallo è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Ciao.